I premi ti danno solo la possibilità di fermarti un attimo e di fare il punto della situazione per capire se hai fatto bene o male il tuo percorso precedentemente, ma poi dopo, bam, via, pensiamo a quello che dobbiamo fare, perché è importantissimo continuare su quella strada in quel modo. Però ti fa riflettere, perché dici, boh, forse non 30 anni fa quando scelsi di fare questo percorso, forse non ho sbagliato, forse è andata bene. A ricevere un premio di questa portata sarà un'apoteosi. Devo essere qui già dall'anno scorso, ho avuto una vicissitudine e non mi ha fatto venire in questo magico posto. Ci vengo sempre volentieri. Non la vedi, sono qui per farvi mollare! Ancora una parola, di solo una parola e ti risparisco giù. Io adesso ho fatto il direttore d'orchestra in una fiction di Ivan Cotroneo. Questi ragazzi che della compagnia del cigno sono 7 ragazzi che studiano e sono veramente musicisti meravigliosi. Quindi ti arricchiscono sempre, però il giro di boa capita 2 o 3 volte, no? Per me è successo con Orazio Costa, Giovan Gigli, quando l'ho incontrato in accademia, che aveva già di 80 anni, un'esperienza spaventosa, è stato il maestro dei più grandi attori teatrali e cinematografici italiani. Poi dopo l'incontro con Giorgio Strehler, che mi ha scardinato proprio teatralmente, poi è arrivata la meglio gioventù di Marco Tullio Giordano. Sono stati 3 punti in cui pam pam pam. Devo dire, poi dopo tutto il resto ci mancherebbe, però se devo ricordare 3 personalità che mi hanno forgiato sono loro 3. Signori! Guarda la musica che, no? Barca le frontiere, ci invade dal Giappone al Canada e ci fa allettare sempre l'anima. Figurati la moda! La sensibilità di poter carpire che cos'è la bellezza, l'estetica, è sempre fatto parte sia della moda, ma è un intreccio con l'arte.